fuori dal centro abitato di Palmariggi, nei pressi di una collina chiamata Monte Iuzzo, vi è una piccola cappella rupestre, poco più grande di una tradizionale edicola votiva. Ciò che caratterizza l'esterno è l'assoluta semplicità architettonica e stilistica, priva di ogni elemento decorativo. La facciata è a forma di capanna e vi è, a decorazione religiosa, un campanile a vela molto antico e suggestivo. Con molta probabilità fu edificata nel XVI secolo e a seguito di un crollo, che la ridusse a poco più di un rudere, la chiesetta attuale venne ricostruita a metà del XIX secolo. Il suo interno è spoglio, vi è solo un altarino ed un affresco dell'immagine della Madonna Vergine di Costantinopoli. Ogni primo martedì di marzo, ossia il giorno della festa della Madonna di Costantinopoli, per usanza e devozione, la gente di Palmariggi ancora oggi compie un pellegrinaggio su questi luoghi. Dopo la celebrazione della Santa Messa, i convenuti sono soliti banchettare sotto gli splendidi ulivi che circondano la cappella. Anche questo è uno straordinario momento di festa collettiva e la Cappella della Vergine di Costantinopoli, chiamata volgarmente Madonna del Monte, ne rappresenta la casa di tutti.